Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato 30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok, conduce Daddy DJ. Buonasera, buonasera amici, siamo in diretta online, questo è il giorno giovedì, metà della settimana, 18 marzo 2020, con l'occasione si ricordano oggi le vittime del Covid-19 di un anno fa, ogni 18 di marzo vengono ricordate le vittime di questa pandemia, dove si vedeva l'anno scorso proprio quelle camionette dell'esercito, dove lì c'erano i cosiddetti morti da Covid, i primi morti da Covid, che poi non tanto erano tanti. Cosa dire? Dire che la pandemia ancora c'è veramente tanta. Quindi, dopo il consiglio ieri della dottoressa Santoro, l'appuntamento alla medicina, una rubrica da me dedicata e poi giustamente anche ideata. Oggi è il momento della musica. Noi nel panorama salentino ci definiscono grandi talenti. Noi abbiamo dei talentuosi che sono andati anche in palcoscenici molto originali, quindi molto autentici e soprattutto degni di una kermesse. Dico alcuni: Emma Marrone, Negro Amaro e via via discorrendo, anche la stessa Amoroso, ma non per ultimo anche tanti giovani emergenti. Ma è oggi proprio la volta del mitico, direi, del mitico, il tenditore di quella musica bella, quella musica suonata. Prima abbiamo intervistato il maestro milanese con il flauto, adesso non ci tocca che è intervistare il maestro, indovinate un poco chi è, un fratello d'arte, diciamo, il maestro Ermanno Corrado, nonché oltre che musicista, violinista, è anche un grande come dire, produttore discografico, lo dico, produttore discografico, ha uno studio di registrazione, quindi buonasera maestro, benvenuto buonasera nella nostra grande famiglia Radio Ok. Buonasera Didi DJ, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di avermi chiamato per nome, sono contento. ma il maestro, io ho presentato il maestro Ermanno a sommi linea, no? In maniere molto, molto delicate, ma adesso voglio proprio che il maestro Ermanno Corrado si presenti al nostro pubblico in questo momento in ascolto. Dici un po' chi è Ermanno Corrado, la sua famiglia, chi è Ermanno Corrado? Proprio voglio far capire chi è Ermanno Corrado. E non vi ridere. Vabbè, Ermanno Corrado è un musicista, e con la passione della musica sì dalla tenera età. E mio padre era un musicista, era un insegnante e ha avviato tutti i figli, nonché fratelli, ovviamente alla musica. Mio fratello grande, mia sorella Cinzia, che la mitica Cinzia Corrado, il sottoscritto e l'altro mio fratello piccolo Valerio, tutti orientati verso la musica. E niente, io ho fatto gli studi classici, conservatorio, le accademie, insomma un po' in giro anche per l'Italia, con anche dei corsi di formazione in musica elettronica, composizione e direzione. E poi ho deciso di fondare un'etichetta discografica, uno studio di produzione discografico, che è la Corrado Productions attualmente, nata una trentina di anni fa, ecco, se ricordo bene, ormai l'età mi fa brutti scherzi, l'età avanza maestro, una trentina di anni fa. E con questo studio di produzione sia discografica che video abbiamo cominciato a produrre, a promuovere
i primi artisti, diciamo, salentini, no? Da diversi generi musicali, dal jazz al classico, le pizziche, world music, pop, diciamo, rock, abbiamo fatto un po' di tutto come produzioni. E niente, diciamo, in sostanza questo è Ermanno Corrado. Poi io sono anche, diciamo, oltre ad essere un produttore discografico, sono anche un compositore ed un violinista. E niente, non penso che servano altre descrizioni, insomma, ecco. No, e diciamo che il tuo talento poi si è visto, io l'ho visto una volta suonare il maestro Ermanno Corrado in una festicciola a Casarano qualche tempo fa. In un primo momento lui ha quel trasformismo che tu nemmeno ve lo potete immaginare, perché aveva i capelli sciolti, si era truccato in faccia, lo guardo, lui mi guarda e mi dice: Davide. Io scioccato, ha capito a quale mi riferisco, no, Ermanno? Quella dei borghi, dei commercianti a Casarano. Sì, ma no, sì, ricordo tutto, ma non ricordo di essere stato truccato. Avevi qualcosa in faccia, che forse ti eri messo nella scena, non so, avevi qualcosa di chiaro in faccia. Mi truccavo all'età di 20 anni, quando dovevo andare in discoteca a cuccare. Non lo so, però comunque mi sembra di più chiaro in faccia. Chiaramente lo dico, non mi vergogno io, perché avevi come un poco di cipria, qualcosa così. Allora, non... devi pensare che adesso per noi musicisti, no, non stiamo lavorando, quindi io dalla mattina fino alla sera che faccio? Sto in giardino a fare l'agricoltore, quindi il sole mi abbronza un pochettino, no? Quindi se mi viene adesso... Guarda, la scena è stata fantastica, lo guardo e mi fa: Davide, così, no, suonando, come qui lui ha l'abilità di parlare e di non perdere la nota sul violino. Cioè, Davide, mi guardo così, io guardo così, chi sei? Indovina? Quando dico così, ho detto: vabbè, e dimmi, Ermanno, dimmi, perché l'avevo capito. Però in un primo momento sembrava il Messia, vedere Ermanno Corrado con i capelli lunghi sembrava il Messia, col violino in mano, guarda, chi sei? Sì, così proprio. Sì. Allora, sì, tornando a questo piccolo aneddoto. Mi sto anche attrezzando per fare miracoli, comunque. Alla fine sempre di maestri si tratta, uno è vissuto 2000 anni fa e sempre che siamo maestri. Allora, mi piace, perché con Ermanno si scherza, si lavora ma si scherza, lui è un amante dello scherzo, veramente è bello. Diciamo, quali sono state le tappe più importanti della tua carriera, Ermanno? Ti ricordi qualcosina in più, qualcosina in meno, qualche momento bello della tua carriera? E i momenti belli della mia carriera, ma diciamo che fondamentalmente quando ho conseguito i titoli per i quali giustamente, no, si è studiato tanti anni, quelli sono dei momenti comunque belli, no? Sì. Ma io non so se riuscite a sentirmi, perché ti sento parte. No, lo sento. Ok. Quindi il conseguimento dei titoli, quella è, diciamo, rappresenta, prima che tu li abbia conseguiti, rappresenta un po' il traguardo, no? L'attimo dopo averli conseguiti dici: porca miseria, non ho fatto ancora niente, cioè ho un percorso lunghissimo davanti, e poi da lì si inizia, diciamo, no, con l'attività che ti porta, insomma, a fare un po', ad esibirti un po' dove capita, no? Un giro per l'Italia, anche all'estero, e i momenti belli sono quelli dove con i colleghi o con il tuo gruppo di lavoro si instaura un clima solidale, un clima bello e anche produttivo, no? E creativo, perché se un musicista vive un ambiente consono, che lo porti, insomma, ad esprimersi al meglio, e il musicista diventa maggiormente creativo e sente di essere lui, insomma, di essere autentico. Quindi sono stati anche tutti i momenti di incontro con altri colleghi musicisti, e con i quali c'è sempre stato un grande rapporto di stima e anche di scambio, senza nessun tipo di gelosia, perché la musica è scambio,
e la amore. Musica per... cultura, no? La musica è cultura, hermano. Sì, la musica ha tantissime sfaccettature, poi ognuno prende quella, no, con la quale magari si identifica meglio. Diciamo, non, la musica non si può schematizzare solo ed esclusivamente in un, connotare solo in un contesto, ce ne ha milioni. Cioè, la cosa bella dell'arte è proprio quella, che ciascuno può dare un proprio significato. Un'altra domanda è: una carriera musicale da produttore e anche violinista, no? Perché questo passaggio? Perché poi dalla musica del violino hai voluto poi, no? Hai voluto, come devo dirti, passare a questa, diciamo, questo progetto della discografia, quindi di realizzare il tuo sogno, tra parentesi, di essere produttore discografico, Ermanno. E diciamo che non c'è stato una cosa che poi è conseguita ad un'altra cosa. Cioè, io già da piccolo mi piaceva fare il musicista, quindi il violinista e il pianista, ma mi piaceva anche produrre, perché contestualmente ai miei studi di violino e di pianoforte avevo anche un piccolo studio che mi ero realizzato con i cartoni delle uova, no? E le uova le avevo mangiate, perché poi serviva tanta di quell'energia a fare insomma diverse scuole, diversi impegni. E con gli scatoli delle uova sì, avevo fatto il mio studietto. Quindi non c'è stato qualcosa di queste due attività che è venuta una dopo l'altra. Possiamo dire che sono nate insieme. No, perché ti spiego, perché Ermanno, perché si vocifera che il professore Ermanno Corrado prima era musicista, ecco perché io faccio le domande, proprio per far capire proprio questa situazione. Cioè, non è che Ermanno Corrado, perché mi dicono, no, Ermanno Corrado violinista, è stato sempre un violinista, sì, però un violinista, ma nello stesso tempo è anche un produttore discografico. Quindi non facciamo di tutte le erbe un fascio, come si vuol dire, Ermanno, perché dicono, no, l'Ermanno Corrado è un violinista ed è un musicista. Cioè, come sei tu prima, mo è diventato produttore discografico. No, altro. Ermanno è stato sempre un produttore discografico, magari nel suo piccolo avrà fatto poche cose, poi si è ingrandito, come si usa il fare, e giustamente, no? Una persona si allarga e fa, però... Siccome mi dicono, l'ho sentito, ecco perché io tenevo a precisare alcune cose, perché sono importanti. Ah, ecco. Finisce produttore musicale, produttore discografico, e tu mi penso, Ermanno, correggimi se sbaglio, si definisce di produttore discografico anche un semplice, come devo dirti, una persona che anche registra un piccolo disco, diciamo, anche senza in una studio di registrazione. Tu vedi i produttori discografici indipendenti. O sbaglio, Ermanno? C'è da fare una piccola distinzione tra produttore se me lo permetti, con rispetto a Davide. Falla. Tra produttore musicale e produttore discografico, o meglio, produttore musicale e discografico, sono comunque due figure diverse. Io non ti vedo più, tu mi vedi? Sì, no, lo faccio... L'ho fatto apposta, ma parla. Però io se non ti vedo in faccia non mi ispiro a parlarti. Se vedo la mia faccia, parla. Devo... Ah, ecco, di così apposta. Parla. E allora, c'è da fare una differenza tra queste due figure. Ok, allora, il produttore musicale, cosiddetto anche producer, no? Con la nuova terminologia, sì. È colui che di fatto... produce della musica, ok? Quindi c'ha uno studietto, c'ha dei mezzi che gli permettono di produrre della musica. Il discografico invece è una figura più strutturata. Non è detto che sia un produttore musicale, può essere anche che il discografico si serva di produttori musicali, si serva di registi, si serva di fotografi, si serva di consulenti per creare un prodotto discografico da distribuire sui canali ufficiali della discografia. Diciamo un prodotto completo, diciamo. Sì, ecco, diciamo un prodotto completo. Quindi io sicuramente sono stato, da quando ero piccolo, produttore musicale, perché quando studiavo il violino mi realizzavo anche le mie composizioni nel mio piccolo studietto. All'epoca si utilizzavano le musicassette, si registrava là sopra. Quindi sono stato produttore musicale. Se parliamo invece di figura del discografico, possiamo dire che da qualche anno io sono entrato anche nella PMI, che è la
diciamo, l'Associazione dei Discografici Indipendenti Italiani, e sono discografico a tutti gli effetti, cioè colui che, diciamo, dal punto di vista anche istituzionale e formale può promuovere degli artisti, ok? Ha i suoi canali ufficiali per promuovere gli artisti. Quindi questa è la distinzione tra discografico e produttore. Quindi discografico sono diventato da poco, no? Produttore musicale lo sono sempre stato da quando, insomma, ho iniziato a suonare violino e pianoforte. Adesso, siccome realizzi anche, no, diciamo, curi anche la direzione artistica, presumo, di alcuni eventi, no? E mi spieghi la differenza, o meglio, come ci si diventa produttori artistici e discografici? Beh, discografici l'ha detto. E siccome Ermanno Corrado adesso, proprio nella sua, diciamo, nel suo, in questa situazione, lui è il massimo, cioè, ma non per sminuire gli altri, però comunque Ermanno, diciamo, si è formato ed è diventato anche un direttore artistico di alcuni eventi, presumo, Ermanno, correggimi se sbaglio. Ma come si diventa produttori, o meglio, direttori artistici e produttori artistici? Ma guarda, sul discorso della direzione artistica non è proprio il mio campo, ecco, cioè mi è capitato qualche volta di essere incaricato di realizzare più che l'evento dal punto di vista logistico, l'evento dal punto di vista artistico, quindi la quindi scelta... Diciamo un produttore artistico. Sì, produttore artistico, vabbè, è la prima cosa da fare, è capire l'eventuale manifestazione dove ha sede, ok? Quindi poter già immaginare i fruitori di questa manifestazione, il target, e in base al target si deve stabilire la tipologia di musica da poter presentare. Quindi ci sta alla base uno studio, capire cosa è importante in quel contesto far arrivare, se serve per esempio un genere pop, se serve un genere etnico, se serve un genere jazz o classico, e a seconda del contesto si organizza diciamo l'evento con i musicisti e con i gruppi con i quali magari c'è già stato un rapporto, no? Perché ogni direttore artistico vuole anche essere sicuro di ciò che sta proponendo, ecco, in sostanza questo. Sì. Inoltre è anche un talent scout, perché lui produce dischi per talenti emergenti, quindi singoli, quanto altro, studi di registrazione. Ma Ermanno Corrado, la stessa domanda che ho fatto al professore Valese e al professore Gianluca Milanese: come riconoscete un talento? Come riconosce un talento, Ermanno? Allora, guarda, oggi questa è una domanda veramente difficile, perché bisogna capire per talento cosa si intende, ok? Allora, all'epoca io non avevo, ti parlo insomma della musica di anni fa, e non avevo difficoltà a riconoscerlo un talento. Se per oggi intendiamo talento l'espressione pura della musica, è un po' difficile, perché oggi il talento può anche essere chi ha una bella immagine, chi si sa vendere, chi ha spiccate doti manageriali per promuovere la sua musica. Quindi non è detto che poi questo corrisponda ad un'effettiva qualità musicale di colui che si sta, diciamo, promuovendo, mi spiego? Quindi per talento si può intendere, quello è bravo, diciamo, una bellissima immagine che buca lo schermo, ha talento in quello. E quello lì ha, per esempio, si è inventato un personaggio particolare, ha il talento in quello. E siccome purtroppo i social, dico purtroppo, hanno un pochettino ristretto l'ambito musicale, no? L'hanno ristretto un po' più verso l'immagine, verso l'immediato, verso il consumo. Ecco, la musica è diventata molto, molto musica di consumo, e adesso è più importante come viene proposta piuttosto ciò che si propone, ecco, in sostanza. C'è spazio, secondo te, no? Io ti faccio questa domanda, Ermanno. Secondo te, no? In questo momento della musica, in questo momento anche che purtroppo l'Italia sta vivendo questo brutto periodo di pandemia,
e lo diciamo perché tu l'hai detto pubblicamente, sia tu che io siamo stati positivi, quindi ce la siamo vista brutta. C'è spazio per i cantautori oggi, sia emergenti che nazionali? Guarda, come Mondo, scusami, sì, anche perché sì, live non ne possono fare, quindi concerti live non si possono fare. Secondo te, vi rifaccio la domanda, c'è spazio per i cantautori e per i giovani talenti oggi? Allora, facciamo conto che la pandemia non esista, no? Perché insomma dobbiamo sempre anche valutare in funzione del momento che stiamo vivendo. Se non fosse esistita la pandemia, se non ci fosse la pandemia, il cantautore, almeno dal mio punto di vista, cioè quello che dico io sono opinioni personali, e magari qualcuno potrà anche dissentire ed è giusto che sia così, io esprimo quello che penso. Allora, cosa è accaduto? Noi prima, dico noi perché mi inserisco in quella fase dei vecchi della musica, non noi, perché cioè fase dei vecchi che è vissuto diciamo negli anni 80-90, la musica si ascolta, c'erano dei luoghi deputati per l'ascolto della musica. Allora c'era, ciascuno aveva la propria stanzetta con il suo stereo, o addirittura, io ricordo, con gli amici strutturavamo delle piccole stanzette dove ci sedevamo ai divani e sentivamo esclusivamente la musica. Quindi questo che significa? Che all'epoca l'ascolto della musica era più intenso ed era più concentrato, cioè si stava più concentrati, si andava realmente a capire cosa quella musica esprimeva, si andava a capire l'assolo di quel musicista, l'accordo, la sonorità, il testo, tutto. Adesso sono cambiati i sistemi di fruizione della musica. Ascoltiamo la musica sui cellulari, sugli iPod, su tutte queste strutture qui. Allora, io sto ascoltando un brano su un telefonino, ma come faccio a concentrarmi se ogni secondo mi arriva la chat, il messaggino, poi vado a navigare su internet? L'ascolto è diventato sempre più disattento rispetto a quello che era un tempo. Ecco, l'ascolto disattento ha portato alla fuoriuscita di materiale musicale da svago, ecco, più da svago, no? Proprio perché uno dice che devo fare, che devo cercare dei contenuti interessanti se alla fine la musica è solamente uno svago, un sottofondo. Quindi mi riallaccio al discorso di prima, i cantautori che di fatto cercano di esprimere della sostanza musicale e anche delle emozioni perché cantano esattamente ciò che scrivono e ciò che sentono, e rispetto a quello che adesso il momento li vedo un po' in sofferenza, ecco. Sì, la sofferenza c'è, Armando, perché comunque io, guarda, non ho parole in merito, perché quando sento te poi mi incanto, no? Perché poi vedi, no? Vedi proprio le cose belle che vengono dette, e io ti fermi un attimino e ragioni e dici cosa sta dicendo, cosa sta succedendo, no? Perché comunque la realtà cambia, la realtà, i giovani si fanno influenzare, Armando, si fanno influenzare da artisti che possono produrre tutto quello che vuoi, però soltanto tendenza fanno. Un'altra domanda: quanto conta la personalità di un artista? Può essere a volte un po' troppo ingombrante? Guarda, la personalità di un artista si può esprimere in diversi modi. Possono essere quello prettamente musicale, quello che riguarda la composizione musicale, quello che riguarda il canoro, cioè come uno si esprime col canto, quello scenico e anche quello da palcoscenico, no? E soprattutto anche l'immagine trasmessa attraverso i video. Perdonami, Armando, perdonami, sì, le persone che ci stanno ascoltando, io a distinzione la so, spiega la differenza fra scenico e da palcoscenico. Beh, scenico, da palcoscenico è il concerto del cantante quando sta sul palco, no? Scenico può anche essere una fotografia fatta bene, può anche essere un videoclip, può anche essere una qualunque. Non ti vedo più. Ci sono. Ti dicevo, sì. E quindi palcoscenico, come tu mantieni il palco, no?
cioè quando un cantante è sul palco deve coinvolgere le persone che sono lì sotto del palco, quindi deve avere un suo carisma. Non è che non basta solo cantare bene per poter mantenere il palco. Diciamo che l'immagine è la prima cosa, però deve essere al pari merito, cioè non deve essere troppa immagine. No, io dico semplicemente tutti quegli elementi che avevo elencati prima devono essere coerenti tra di loro. Se c'è la coerenza di tutti questi elementi e la giusta dose, non si è esuberanti. Ecco, l'importante è che tutto ciò che io presento al pubblico, come ti dicevo prima, che non è solo il canto e la composizione, ma anche l'immagine, eccetera, sia coerente. Adesso parliamo di un'altra domanda, che è questa. Ti chiedo, quali sono i passi che una... A posto, c'è Ermanno. Ermanno, scusa, c'è. Tranquillo, sono. Non ti preoccupare. Quanto, diciamo, quali sono, siccome ho tutti quanti, cosa succede? Si vedono, io sono diventato artista, io sono un artista, al già prime armi. Allora, ti chiedo, quali sono i passi da fare per un artista emergente? Cioè, perché adesso, parliamoci chiaro, quando si vedono 2000 visualizzazioni, poi cosa succede? Le persone iniziano a montarsi la testa, iniziano a essere, e io sono famoso, alt. Tieni successo? Hai avuto successo? Se hai successo, puoi essere famoso. Allora, mi dici i passi, o dici al pubblico che ci sta seguendo, salutiamo Demetrio, i passi che deve seguire un artista che sta alle prime armi, un artista emergente. Queste sono sempre domande da migliaia di dollari, perché se sapessi io... No, ma io le domande... ma io te le faccio perché sapevo Ermanno Corrado cosa sa degli artisti emergenti, e quindi sa anche, come dire, non dico abbassare gli animi delle persone, ma degli artisti, ma quantomeno riesce a mettere a regime, no? Quindi basta anche la semplice chiacchierata che stiamo facendo, poi circola in rete, e giustamente un artista che magari anche un tuo stesso artista, Ermanno, che ti ha visto e ti ha registrato il primo, o ti ha registrato l'EP, dice: oh, il professore Ermanno mi ha detto che devo stare calmo, cioè questo è il bello di queste cose, Ermanno. Dai, certo. Pensiamo ai dollari. Io più che dire di stare calmi, spero che il mio intervento possa dare delle informazioni per far sì che questi ragazzi che intraprendano il percorso, diciamo, della discografia, non si sentano spesati. Quindi, ecco, questo, diciamo, vorrei che da questa conversazione emergesse questo. Comunque, sicuramente il sogno di ogni artista è quello di firmare un contratto con una grossa casa discografica, con una major. Ma come arrivarci in questa casa discografica? E poi se riesco ad arrivarci, dispongo di un prodotto di livello, dispongo di un buon prodotto che possa interessare. Quindi la prima cosa è mettersi in gioco e cercare di realizzare dei prodotti che possano catturare l'attenzione. Questo sicuramente è il primo step. E presentare le demo alle case discografiche adesso non serve più. Ecco, sfatiamo questo discorso di mando la demo lì, mando la demo qui, mando la demo lì. Non serve più, perché le case discografiche hanno miliardi di demo che arrivano, non interessa. Cioè, interessavano tanti anni fa, quando non c'era molto materiale musicale, erano i discografici che andavano in giro per i club a cercare gli artisti. Adesso i discografici non si muovono più perché gli arriva tanta di quella roba. Quindi le case discografiche guardano il pubblico, che diciamo l'artista adesso riesce a farsi con le sue mani, cioè non vanno a sentire la demo, vanno a vedere quanto seguito a quell'artista, quanto pubblico a quell'artista, perché dicono: se questo artista già con lo lavoro suo è riuscito ad avere tutto questo pubblico, noi ci tiriamo questo pubblico nella nostra casa discografica e promuoviamo l'artista, perché già anziché partire da zero, già partiamo da 5.
Quindi stavamo dicendo, sì, quindi gli artisti devono anche avere una bella immagine forte, quindi non possono far breccia solo con un brano bello, devono anche avere un'immagine e soprattutto una cosa importantissima, tutti i gruppi che noi vediamo che sono arrivati al successo non sono arrivati così dall'oggi al domani, dietro hanno una lunga gavetta, hanno una lunghissima gavetta. E per esempio prendiamo Gino Paoli, ormai la sua veneranda età è conosciutissima da tutti, Gino Paoli ha fatto una lunghissima gavetta nei piano bar, quindi solo chi fa questa gavetta riesce poi a dire qualcosa, riesce ad avere, diciamo, ecco, ad esprimersi in maniera più artistica, perché ha subito, si è formato e ha studiato per, dovrebbe avere tutte le carte in tavola e poi deve comunque investire su se stesso, cioè chiunque si apra un'attività, una pizzeria, un ristorante, e un produttore di scatole, deve comunque investire prima, cioè vediamo i cantanti e le canzoni, diciamo, sono dei prodotti di consumo. Per poterli realizzare bisogna investire, quindi bisogna trovare anche i soldi. Questi ragazzi emergenti dovrebbero già trovarsi, diciamo, una qualche sponsor o qualcuno che possa credere in loro di investire, e poi con quelli costruirsi un minimo di personaggio. Oh, adesso la cosa interessante è che ci sono in Italia tantissime strutture che forniscono consulenza e tantissime strutture che offrono, per esempio, costruzione del personaggio, ricerca del pubblico, tour radiofonici, rassegne stampa, e quel minimo di background che ogni artista dovrebbe avere. Quindi potete tranquillamente rivolgervi a queste, diciamo, società, agenzie che danno un po' di tutto e cominciate già a costruire il vostro percorso. Poi con tutto quel materiale costruito potete anche interpellare la grossa casa discografica o la major. Io ho un sogno nel cassetto, io mi auguro si avvera, ho un piccolo sogno nel cassetto, lavorare in FM o quantomeno condurre una cosa in radio. C'ho, non lo sono messo in testa, ma no, perché la passione è tanta, cioè il video si conta, però quando vai, quando sai che non ti stanno vedendo ma ti stanno sentendo, no, è un'altra cosa. Cioè io parto dal presupposto, il nostro maestro, il mio maestro Giancarlo, diceva: a te, tu la chat non la devi proprio vedere, non la devi proprio vedere, la devi proprio ascoltare. Anzi, salutiamo Francesco Arnesano, un ragazzo di un musicista, penso che lo dovresti conoscere. Di come no? Sì, sì, molto bene. Molto bene. E giustamente, io mi auguro possa lavorare in radio. Cioè, c'è questo sogno nel cassetto, piatto, non mandare le demo perché non le ascoltano, perché poi ti manderanno a fare il provino e lì sta a te capire come affrontare una platea radio che è totalmente differente da una Emi De Donno. Salutiamo Emi De Donno, c'è pure Emi De Donno, Ermanno, tutti amici tuoi ti stanno ascoltando. Tutti i maestri che sono tutti i giovani, quindi vediamo un attimo. Io ho questo sogno, se si avvera, Ermanno, io metto le mani sempre sul cuore. Io te lo auguro, perché mi piace, quando piace una cosa bisogna continuare. Poi un'altra domanda mi viene adesso spontanea a dirti, no? Secondo te il futuro della musica, e poi in che direzione stiamo andando? Gianluca Milanese, lo sapevo, ho scatenato l'ira su Facebook, giustamente, e su WhatsApp, e tutti si sono collegati. Come vedi, no? Mi fa piacere. Ciao Gianluca. Mi fa molto, molto piacere che stanno seguendo seguono le trasmissioni. Perché grande amico Gianluca, ci conosciamo da una vita. Lo so. La settimana scorsa è stato intervistato da me anche lui ha avuto successo, come lo farai, presumo tu. Ritornando alla nostra domanda. Che futuro ha la musica adesso e soprattutto in che direzione stiamo andando, Ermanno? Beh, la musica sarà sempre più liquida, ci saranno i telefonini
che verranno venduti con l'abbonamento già Spotify, quindi ci sarà un grandissimo consumo di musica, però a discapito dei contenuti, no? Ovviamente, quando il consumo potrebbe, adesso per esempio ci si attesta intorno all'85% di frizione della musica liquida, ma c'è se non ricordo male, un 7-8% che sta ritornando ai vinili, ok? Quindi ai dischi in ceralacca che si utilizzavano una volta. E c'è anche un'altra cosa, bisogna dire, il bel canto italiano, no? Noi siamo conosciuti in tutto il mondo per il canto melodioso, il bel canto, cede il passo alle voci inespressive, cioè le voci confezionate con gli intonatori, con l'autotune, e quindi sta diventando adesso una tendenza la voce inespressiva, cioè la voce che non canta in realtà, cioè, perché diciamo quello non è un cantato, si cerca di creare un sound con questi effetti. Per me è un peccato, perché quando la voce era espressiva all'epoca, la voce espressiva dava anche delle emozioni, è come se ci privassimo di una parte della musica, insomma. Ecco. Salutiamo anche Claudia Zulema Settardi, che si è collegata. Lei è anche una che si diletta a cantare, quindi abbiamo c'è un'altra persona da contattare, quindi memorizza di questo numero, questo nome, hermano, perché ti farò lavorare, come si sa dire. Claudia, no, scusa, guarda, non ci siamo capiti, io sto contando i giorni per andare in pensione, io non voglio lavorare. lo faccio per, proprio perché mi piace, perché scherziamo. Ermano non vuoi lavorare, ha già lavorato troppo, dice devi continuare a lavorare, ermano, perché il tuo prodotto è di qualità, lo sai che è di qualità. Grazie. Si è visto, poi un altro, che tipo di, vabbè, questo qua l'abbiamo detto, che cosa significa avere uno strumento musicale che supporta nella realizzazione delle loro passioni? Altra domanda che non sa come rispondermi. Lo sapevo. Vabbè, diciamo che comunque uno strumento musicale allarga enormemente le vedute, aumenta le percezioni e funge anche da stimolo, no? Io sicuramente consiglio a chiunque si appresti, anche come cantante, anche come ballerino, anche come showgirl, un minimo di conoscenza musicale e anche semplice dilettarsi con un qualunque strumento musicale. È una forma, diciamo, comunicativa, cioè poi lo strumento, se lo usi ma ci sei? Ci siamo. Parlare. Sì, sì, no, perché poi penso che la connessione cade. No, parla sempre. Lo strumento poi diventa anche parte di te stesso, no? Quindi sicuramente riuscirai con uno strumento ad esprimere altri aspetti della tua personalità musicale, sicuramente. Quindi consiglio lo strumento a tutti. Anche perché noi adesso, poveri professori di musica, abbiamo bisogno di avere degli allievi, quindi studiate musica tutti. Mi chiedono di fare una canzone, facci sentire, Amy ci dice facci sentire qualcosa con il violino. Allora, il maestro adesso non ce l'ha con lui, però vi prometto che siccome editerò il video, l'intervista verrà editata, alla fine della, diciamo, di tutta l'intervista ci sarà proprio la intro, anzi facciamo così, all'inizio metterò, però secondo me è meglio alla fine, metterò alla fine una canzone fatta col violino, un video fatto da Ermanno con le sue note. State tranquilli che non è preparato, presumo, ce l'ha il violino a portata di mano, maestro? No, il violino ce l'ho a portata di mano, sono le mani che non ce l'ho a portata di mano, perché sto, come ti ho detto, sto facendo dei lavori di carpentiere qui allo studio. E quindi Emi sta facendo l'agricoltore. Non sono allenato, sono troppo rigido, ecco. Vabbè, ma non vi preoccupate, ve lo farò sentire all'intervista di data, Emi.
stati tranquilla. Diciamo, hai progetti futuri per la casa discografica? Per la tua casa discografica, Ermanno, c'è qualcosa? Beh, i progetti, sì, sono sempre quelli di, come devo dire, di crescere, no? Crescere sempre di più, allargare i servizi che offriamo. Infatti, di recente, diciamo, anche chiuso degli accordi con delle major o con delle altre case discografiche. Collaboriamo con queste case discografiche, produciamo per queste case discografiche, anche case discografiche internazionali. Adesso c'è un progetto bellissimo con un'artista americana stupenda, penso che per quest'estate uscirà l'album. E quindi si cerca sempre di crescere quanto più possibile. Sono contento, perché quando una persona è... l'ho avuto a casa mia, è stato bellissimo. Chi? Il professore o il violino? Fammi capire, no? Perché questa è la Emi, grande Emi. La Emi è spettacolare, una brava ragazza. La Emi è stupenda, io la seguo tutto quello che fa, perché è veramente molto interessante. È molto brava, ha fatto una rubrica che si chiama Obiettivo Salento, ed è qualcosa di mostruoso, corta. Avete avuto modo di vedere e la pagina Facebook, se andate a Emi De Donno, vedete proprio il suo video, è un video spettacolare. Direi veramente, Emi, complimenti, perché per l'ennesima volta ti dico che sei bravissima, perché è piccolino, ma contenuti tanti. Brava, 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 brava. Brava, complimenti. E poi è inutile dire le esperienze, ci sono delle esperienze che ti hanno, come dire, segnato maggiormente e formato durante il percorso? Le esperienze che mi hanno formato sono state le esperienze dalle quali ho ricevuto delle batoste, perché le batoste poi ti permettono di capire dove hai sbagliato, ti rimetti in discussione e cerchi di prepararti per non averne più. Quindi sicuramente quelle sono state le esperienze più belle, e le altre esperienze belle sono quei momenti di incontro con i colleghi, dove ti scambi opinioni, ti scambi consigli, ti scambi vedute, tutte quelle esperienze, diciamo, che contribuiscono alla tua crescita. Poi esperienze belle, vabbè, la vincita del concorso internazionale di musiche per film, il Nashin Ben, è stata una bellissima esperienza, non me l'aspettavo. E altre esperienze belle, la realizzazione di parecchi documentari per il Book di Sky, e esperienze che mi hanno portato poi anche a collaborare con persone anche esterne. Quindi ovunque ci sia stato uno scambio di vedute, una collaborazione, un buon gruppo di lavoro affiatato, sono sempre state esperienze belle. Sono contento, perché questa... Presumo, ovviamente, poi non ne parliamo le batoste, come hai detto tu, che hai avuto, no? Ci sono tante... le batoste bisogna anche, non è vero che, come si sa dire, uno racconta solamente le cose belle, a volte bisogna anche raccontare le cose brutte, perché proprio sono quelle che poi ti insegnano a non commettere più lo stesso errore, o sbaglio, Ermanno? Sì, sì, è proprio così, cioè le batoste servono, ma servono sicuramente non a prendere l'aspetto negativo, no? Ma a capire dove stai sbagliando, ecco. Hai inciso tanti dischi, tanti, e soprattutto hai registrato tanti dischi. C'è in particolare un disco che ti ha proprio, come dire, ce l'hai nel cuore? Quindi sono tutti belli, no? È un po' difficile, lo sapevo la domanda. Sì, sono tutti dischi di altissimo livello, insomma, dove in ogni produzione i musicisti hanno dato comunque l'anima su tutti i dischi, chi in un genere e chi nell'altro, pervasi sicuramente da una componente di impegno, di anima, di passione, sì, sicuramente. E i progetti che più mi prendono da vicino sono il progetto Metamorfosi 1 e Metamorfosi 2, e
dove io mi sono occupato della produzione artistica, quindi degli arrangiamenti, e dove c'è stato anche l'intervento di concertisti internazionali come solisti, e c'è stata anche come orchestra di spalla l'Orchestra Sinfonica della provincia. Quindi un progetto molto bello e anche molto impegnativo. Però, diciamo, ogni progetto che esce, ogni progetto che viene partorito dallo studio è sempre motivo, insomma, di contentezza, ecco. Un'altra domanda è questa. Ci sono degli artisti, tu giustamente sei un artista anche, no? E come si usa voglia, c'è qualcuno che ti ha influenzato proprio nell'essere artista e poi anche nell'essere produttore? C'è qualche artista proprio, cioè, guarda, io mi ispiro a quell'artista. O ti è venuto proprio così la voglia di fare, di diventare musicista? Cioè, magari seguivi qualche cantante, qualche personaggio? Anche no, nessuno in particolare. Io ho sempre ascoltato tutti i generi musicali, da anche Bach. Perché, ripeto, scusami Ermanno, anche perché avendo una musicista in casa, no? Cinzia, la mitica Cinzia Corrado, sappiamo chi era Cinzia Corrado, musicista, cantante, diciamo. Quindi, sì, cantante e musicista anche lei, sì. Cantante e musicista, no? Però diciamo sì. Non c'entra, ecco perché ti faccio la domanda, proprio per capire se c'è stato qualche cosa che magari attraverso tua sorella ti ha spinto poi, no? Maggiormente a entrare in quel campo e diventare musicista? No, perché come ti dicevo, io ho iniziato già 3-4 anni lo studio della musica, e mia sorella ne aveva 9, e diciamo eravamo tutti musicisti, tutti studiavamo musica in casa. Non c'è stato un evento in particolare, c'è stato sicuramente una grande cultura musicale nell'ambito della mia famiglia, perché mio padre era appassionato di musica, oltre ad essere un insegnante, e non ci faceva mancare niente, cioè il Polideama, al teatro si andava sempre, le opere liriche, i concerti, cioè abbiamo mangiato musica già diciamo dalla nascita. Diciamo che era parte integrante della famiglia, andare allo spettacolo, andare bravo. Esattamente, e io sicuramente ho ascoltato tutto, non c'è stato nessuno stile che non abbia ascoltato, cioè dal classico, da Bach, Mozart, Beethoven e Brahms, alla pop, al jazz, all'etnico, alla pizzica. Scusami, jazz, vedi che mo ti chiamo Lino Padruno. Non c'è stato il grande jazz. Non si dice jazz. È vero. Lino Padruno, io l'ho intervistato. Non ti dico, poi ti mando il link della diretta fatta con Lino Padruno. Bellissimo, è un grande. Noi diciamo jazz perché siamo salentini, ovviamente, no? No, io li salvetta Guido, che diciamo jazz, quindi con la S dopo. Jazz, perfetto, farò tesoro. Vabbè, e questo, poi c'è un'altra domanda, se è finito posso continuare la vostra intervista? Sì. Allora, è più importante, diciamo, quello che dici tu che quello che dico io, quindi vai a ruota libera. Non esisterà mai il mio. Tu sei importante già di per sé, intervistarti già per me è qualcosa di fantastico. Poi specie io ti voglio intervistare personalmente, però purtroppo la pandemia ci ha bloccato. Sì. Diciamo, cosa pensi del panorama musicale attuale? La musica originale di oggi può essere considerata di qualità? Altra domanda da 100.000 dollari. Sì, mi metti un po' in imbarazzo perché mi fai esprimere dei pareri e dei concetti che magari potrebbero anche essere in contrasto con qualcuno che ci sta sentendo. No, questioni sono libero pensare, si chiama. Libero pensare. Sì, giusto. E vabbè, come già ti avevo detto prima, oggi vince l'immagine sui contenuti e anche l'alone che si crea intorno ad un artista, quindi alone e immagine. Questa tendenza scoraggia coloro i quali, per esempio, avrebbero dei contenuti e che da far vedere, però rimangono zitti e buoni. Quindi immagine e alone, un po', come devo dire, allontana
gli artisti che forse hanno qualcosa da proporre di sostanziale, di sostanzioso. Giustamente. Quali sono i vantaggi del web? Perché adesso ne affrontiamo l'ultimo tema e poi ti congedo, non perché devi andare in pensione, ma perché voglio lasciarti andare a dormire. E tu, siccome giustamente si parla, siccome diciamo in questo momento i grandi talenti o anche i talenti emergenti, ma anche i giovani ragazzi, usano in modo sfaccendato i social, no? La prima domanda è: che consiglio dà Ermanno Corrado ai giovani quando si apprestano nella realtà virtuale? Quindi anche da genitore ti parlo in questo momento, perché io come blogger, man, l'ho fatto anche in altri programmi, ma la battaglia mia è saper usare bene la rete. Quindi sto facendo una campagna, anche intervistando gente dello spettacolo, per far capire ai ragazzi che usare Facebook non è male, anzi produce, no? Produce reddito, dico io, ma anche produce visualizzazioni, produce come dire, credibilità, ma perderla ci vuole un secondo basta. Che consiglio dà Ermanno Corrado ai giovani ragazzi, sia musicisti che non, quando si apprestano ad affrontare una realtà virtuale, perché oggi si parla solamente di social, e poi quali sono i vantaggi del web e i social soprattutto per avviare una carriera musicale? Queste sono le ultime due domande. Sì, sicuramente il web permette ad un artista emergente di poter avere tanto pubblico con poco investimento sia di tempo che di soldi. Però, come hai detto tu prima, bisogna saperli usare, perché alcune volte potrebbero anche essere un'arma a doppio taglio. Magari si pubblica, alcune volte si cade anche nell'ansia di pubblicare, un qualcosa a tutti i costi, ma magari quella cosa lì non è ancora pronta per essere pubblicata e si dà un'immagine diversa rispetto a quella che si vuole far passare. Quindi sicuramente bisogna ponderare bene ciò che si pubblica e tutto ciò che si pubblica, l'avevo detto prima, deve essere coerente dalla foto al video, anche ai commenti che si fanno, deve diciamo dare l'idea al pubblico che vede che sta avendo a che fare con un artista, ecco, in sostanza questo. Quindi bisogna saper usare i social. Io sicuramente non posso dare un consiglio in questo senso, perché non sono un professionista dei social, e lì ci sono diciamo fior di professionisti che sanno, diciamo come consiglio anche da genitore, Armando, l'hai dato prima, cioè saper usare, cioè secondo me la responsabilità principale, e correggimi se sbaglio, Armando, perché uno sei più grande di me, ma comunque hai più esperienza anche nel panorama, quindi sai effettivamente. Quando purtroppo, dico, una persona o un ragazzino o un ragazzo che non abbia compiuto ancora 18 anni, ma a si voglia avanti ci sono che anche compiuto 18 anni abbiano qualcosa dei genitori, io dico sempre una cosa, no? È colpa, aiuto la colpa ai genitori in quel caso, perché secondo me devono essere più attenti a ciò che fa il figlio o la figlia, diciamo, o i figli addirittura, perché purtroppo, Ermanno, la realtà li vede un attimino più liberi, quindi si pensano che scrivendo qualcosa su Facebook loro liberano. Io prima, devo esserti sincero, prima ero molto impulsivo, però poi quando inizi a prendere spessore ti fermi e dici: ma che cosa ho scritto? Cioè, lo facevo molto molto tempo fa, da più di 5 anni. Quindi allora dici un attimino, pensi, no? Dici: ma è il caso di scriverlo o è il caso di andare a dirglielo proprio di persona? Forse anche perché, vuol dire, quando uno prende, come dici tu, no? Inizia a essere, non dico famoso, ma comunque essere, perché credimi, Ermanno, a me essere famoso proprio è la cosa che non mi piace proprio. Cioè, sono umile e rimarrò umile. A me piace dire persone, vederti, dire ciao Ermanno, come stai, di persona. Però purtroppo, ripeto, la pandemia è quella che è, però il rapporto umano deve ancora esistere, Ermanno, non a meno che non, come tu stai lavorando per una produttrice, per una cantante musicista americana,
come fai a parlare se lì sta in America? Cioè, però comunque il contatto umano è la cosa essenziale secondo il mio punto di vista, Armando. Quindi i ragazzi devono un attimino essere, non dico addomesticati come si sa dire, no, perché addomesticati, addomestici, tu addomestichi gli animali, però devono essere un attimino controllati e far capire delle azioni che ammettono. Hai visto, no, mo da un bel po' di tempo che non si vedono, per meno male, morti di giovani ragazzini per queste challenge, no? Da un bel po'. La campagna di informazione, Armando, le abbiamo, come dire, azzerati, perché era disumano. Ma anche lo stesso social poi ha messo dei paletti, no? Armando, ci sei, no? Sì, sì, ci sei. Ci sì, sei. Sì, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo. Ma non credo che sia da esorcizzare lo strumento in sé, o meglio i social. Sì, bravo, penso bravo, che sì. Alla base ci debba essere un processo educativo da parte non solo dei genitori, ma anche della scuola e di tutte le istituzioni, che sensibilizzi i ragazzi all'uso corretto dei social e soprattutto un'attenzione ad eventuali disagi che si dovessero innescare, perché se un bambino si per gioco si suicida, evidentemente quel bambino ha qualche problema, evidentemente quel bambino non è stato ascoltato, magari ha qualcosa da dire, realtà, nessuno. Sì, ma la realtà purtroppo, Ermanno, la realtà ti dice, la psiche umana, io un po' di psicologia l'ho studiata, no? Allora, la psiche umana poi tende, per un fattore anche di complicità, dico io, ma anche per un fattore che tu devi essere meglio di me, no? Tende a fare azioni che non, cioè, possono, come dire, non ti accompagnano i lumi in quel momento. Cioè, posso dire questo, non ti accompagnano i lumi, e quindi in automatico che cosa succede? Succede tutto questo, Ermanno, succede tutto quanto quello. Mi ha capito? Cioè, quello è sì, il sì. problema. Cioè, purtroppo tende a essere, come dire, influenzato da tanti e tanti fattori. Quindi il mancato ascolto o la mancanza di affetto sicuramente da qualche familiare. Uno. Questo me l'hanno detto grandi studiosi, non l'ho detto io, ma si vede anche su internet. Due, la mancata, come dire, non so come spiegartelo, proprio devo spiegare a grandi linee. Cioè, la mancanza proprio di una comitiva, di un qualcosa, e molto spesso proprio nelle comitive esistono questi tipi di persone, i cosiddetti bulli, lì c'è un altro discorso a fare, ma non è questa la sede per farlo, che vogliono che tu devi fare quello. È la stessa cosa il cyberbullismo. Diciamo che le challenge io le ho considerate, ma ripeto, lo considero anche gli altri, delle vere e proprie, del proprio cyberbullismo da rete, non più nemmeno. Ci rimettono in condizioni la tua mente a fare azioni che tu non vuoi, proprio per un fattore di complicità, per un fattore di mancanza di affetto. Perché io parto dal presupposto che se la mamma ti vuole bene al figlio, qua, ci sono i campanelli d'allarme. Io l'ho sempre detto, il dottore Scopece di Lecce ha detto, anche con la ludopatia, ci sono dei fattori che fanno scatenare questo. Cioè, proprio lo capisci che il ragazzo non sta bene, sta facendo qualcosa che non deve fare. C'è proprio io dico sempre, prima e poi la scuola, l'insegnamento è importante, Ermanno, perché comunque il professore, Ermanno, quando viene da una ragazza che presumo insegni del come si suona il violino, tu lo vedi il ragazzo che non sta bene, e tocca a te dirlo ai genitori, perché tu sei, diciamo, il terzo, il quarto, oppure il contenitore di educazione, li chiamo io, il educatore, no? Perché prima la famiglia, il secondo è la scuola, il terzo sono le altre attività, no? La scuola di calcio, la musica, magari questo ragazzo tu sei il quinto educatore che lui conosce. Cioè, se tutte queste persone capiscono che il bambino non sta bene, sta a te genitore dire, ok, allora mi è stato detto da più persone, devo iniziare a correre ai rimedi. Cioè, inizia a prendere il bambino, a fargli capire che cosa sta succedendo. E o sbaglio, Ermanno? No, certo, è proprio come dici tu. E di fatto, cioè, io pure avevo detto prima l'importanza dell'educazione. Però è vero che tante strutture accomodanti sono venute meno. Cioè, se tu ricordi quando la società era, diciamo, più nel paese, no? Quando eravamo piccolini, c'era già una forma di educazione pure della vicina di casa, no?
che sì. Già se ti vedeva che facevi qualcosa che non dovevi fare, già mono di quassiruda, no? Già quel nudo di quassiruda era un deterrente per noi e già ci faceva pensare, ci faceva capire che stavo facendo dire, qualcosa. Puoi dire, te la sape. Che cosa? Quello che cosa? Detto, no, no, sto dicendo adesso, ah, adesso sì. Sì, quindi adesso, e poi i genitori erano subito concordi con la vicina di casa che aveva detto questa cosa, prendevano subito provvedimenti. Adesso invece ci sono i genitori che sono forse un po' ritrosi a farsi dire qualcosa di non proprio carino sui propri figli, e per cui è venuta anche meno, sai, quella forza che aiutava i genitori stessi, con complicità, sì, che comunque alla fine si estrinsecava in una maggiore educazione che ricevevano i bambini. Soprattutto. L'opposto, la vicina di casa, cosa te lo dice, voglio dire a sera, sì. Cosa fai, ragazzo? Lo sono capitato io, ti posso garantire. Gliela può dire, tanto sì, ma è lo primo che la face. Sì, appunto, cioè, sono caduti. Ma ti può arrivare nel 2021 ancora ad essere così, Ermanno? Io questo gli dico. Cioè, i genitori hanno un ruolo fondamentale. Io mio padre non l'ho mai chiamato in male modo. Adesso lui senti dire persone e i ragazzi che... Cioè, proprio al padre. Come vedi ammazzare madre e padre? Ma dove si è visto? Ma dove si è visto che tu ammazzi tuo madre e tuo padre? Magari quelli per te hanno sempre fatto il Dio. Io dico sempre, meno male che c'ho mia mamma e meno male che c'ho mio padre. L'ho sempre detto e lo continuerò a dire. Sono l'anima pulsante di ogni individuo e non lo vogliono capire, Armando, solamente, e correggimi se sbaglio, quando si perde un parente stretto, in questo caso la mamma o il papà, capisci e dici cosa ho perso. Io lo conosco tante persone, Armando, tante, che mi vengono a dire, Davide, sapevo io mamma c'è molto momento c'è facia per mia, cioè. Allora, perché perdere? Perché perdere la fiducia? Perdere l'affetto di un parente stretto? Perché poi la mamma ha pure una dignità. Cioè, qui ammazzano i genitori per cosa? Per 2 euro? Ma lavorateli 2 euro, ma lavorateli. Cioè, io parto da questo presupposto, niente è dovuto a nessuno. Chiaramente la mamma, Ermanno, lo sai, gli mancano i soldi, sai, no? Che cosa fa? Te li dà, perché sei suo figlio. Però ammazzare un genitore perché non ti ha dato dei soldi, secondo me, è il paradosso. Cioè, se tu devi andare a comprare, se tu devi andare a comprarti la sostanza, mettiamo il caso, la mamma non te li dà. Anzi, la mamma è la prima che deve intervenire. E ci sono i casi. Ci sono i casi che è successo. Sono successi. Ermanno, credimi, mi ha fatto veramente piacere. Credimi, ascoltarti, fare questa chiacchierata, perché veramente quando sento te, sento proprio, guarda, parlare di musica, ci sono tante persone, eh. Se io ti faccio vedere l'elenco delle persone che io ho intervistato, c'è veramente, ma Davide, tante persone, molto spesso, credimi, me lo chiedo anch'io, ma io come ho fatto a conoscere tante persone, come ho fatto? Però dici, ok, lo fai perché, come dice, non l'hai spinto dalla forte passione, no? Ermanno c'è ma dorme. Stai dormendo, Ermanno? No, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo. Cioè, credimi, Ermanno, sono veramente contento, credimi, una bella, non ti dico, devo essere sincero, l'ennesimo programma con i sani sensi, dico io, l'ennesima trasmissione con i sani sensi. Ti saluto e ti auguro una buona serata. Chiaramente il video sarà editato, ci sentiamo appena finisci la nostra intervista, ti chiamo al cellulare. E ci vediamo il 20 a sera. Indovina un po' chi intervisterò. Il 20 a sera intervisterò Lele Procita. Quindi parleremo nuovamente di radio. Quindi poi ti mando il link. Se hai tempo, mi delizi del tuo intervento anche in diretta, anche tramite Facebook. Che ringrazio, Ermanno. Lele Procita, sappiamo che tu sai chi è Lele Procita, quindi è inutile che te lo dico. E niente, ci vediamo sabato stessa ora 19:30 radiook.it. Ciao a tutti e
buona notte per chi va a dormire. Ciao, ciao. Grazie per l'invito e un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltati. Buonanotte. Grande Ermanno, ciao Ermanno mio. Ciao, 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 ciao.